E adesso vorrei chiamare qui sul palco i due co-founder del Freelance Camp. Abbiamo con noi Gianluca Diegoli e Miriam Bertoli. Ciao! Ciao, ciao, ciao a Ciao! tutti. Come Mi hanno detto che dovevo va? togliere le Ciao cuffie, ragazzi. ma io sono molto orgoglioso delle mie cuffie da YouTuber, Hai le cuffie quindi anni 90. le tengo. Sì, esatto, sono un po' favij, insomma, queste robe. Questa, c'ho anche la cameretta di fianco, perché oggi Collettino. mi hanno Siete tutti confinati nelle esautorato. camerette. Qua le case si stanno ripopolando e questo non mi piace, però vabbè, insomma, che te devo fare? Devo resistere. Stavo così bene da solo. Bene, bene, bene. Come vedi, Miriam, non dovevi venire perché non saresti riuscita a stare a Roma e invece, come E dire. invece Roma è venuta da noi tutti. Che tempi pazzi, ragazzi, che tempi pazzi. Ma noi freelance siamo Sì. resilienti, quindi troviamo sempre una quadra, no? Facciamo Cioè, io pivot. eravamo. Esatto. Facciamo pivot di qua, di là, di qua, di là, di qua, di là. Esatto. Una Pivot a stretto giro riconfigurazione. proprio. Neanche quando ballavo il tango facevo tanti pivot come quest'anno. A voglia. Bene, bene. Ora arriva Super Becky. E adesso stiamo aspettando, siamo qui e insomma, innanzitutto io sono molto felice di avere qui con me le due persone che insieme a me nel 2012 hanno avuto quest'idea che ha generato così tanto. Oggi ve lo racconto, se prima non c'eravate ad ascoltare, è uscita fuori una frase bellissima durante il talk delle quattro designer in gioco, Magazzino delle esperienze. Ecco, io penso che cioè, Bella. questo progetto sia veramente diventato un bel magazzino delle esperienze a cui tutti possiamo aggiungere materiali e in cui possiamo cercare, sfrugugliare, proprio come si fa in un grande magazzino, alla ricerca di quello che va bene a te. Consapevoli che non è che ti vadano bene tutti i prodotti che ci sono sugli scaffali, ma insomma, che c'è sicuramente qualcosa che può fare al caso tuo. Bello, infatti Beh, questo è è un po' partito il nostro. contrario della tragedia dei commons. Qua nessuno, cioè, tutti aggiungono cose al magazzino e ne ritirano di meno di quelle che mettono. Quindi un esperimento di community più unico che raro, secondo me. Di questi tempi, poi. Questi tempi. Vabbè. Non come quando noi eravamo su internet nel 1950. No. Ci si conosceva tutti, ah, che anni, signori miei. Allora sì, quello era un bel momento. No, si no, stava anzi, meglio quando si stava peggio. anzi. No. Credo, Penso a che la cosa me bella. piaceva molto, ovviamente ho adorato i primi freelance camp, però è vero quello che ci siamo sempre detti, ogni edizione è bella a modo suo e ti viene proprio da dire questa edizione è la più bella di sempre o la più strana di sempre o la più particolare di sempre. Quando siamo riusciti a rivederci dal vivo all'inizio di settembre a Marina Romea, davvero c'era proprio il bisogno di ricondividere anche degli spazi insieme. E sapevamo che era un po' un rischio, abbiamo rimandato, l'abbiamo mandata avanti questa edizione romana e una settimana in meno sarebbe bastato per poterci vedere, questo un po' mi dispiace. Però devo dire che sono anche contenta di aver fatto questa esperienza di evento ubiquo in cui siamo qui in uno spazio pubblico e di là, negli spazi privati a parlare, commentare e a incontrarci. E quindi alla fine ogni volta impariamo delle cose. No, è vero, Questo penso che sia la è vero. parte bella, no? L'evoluzione, okay? Che è un po' un messaggio giusto anche per tutti i freelance, ma non solo i freelance. Quindi quello di vedere cosa c'è lì fuori, prendersi il meglio, pensare che alcune cose sono appunto, come dicono gli autori di Design Your Life, alcune cose sono come la forza di gravità, quindi c'è, ne tieni conto, Non è che puoi non è dire che sali basta con con le questa forza mini. di gravità. E che peso, e non riesco a saltare. No, c'è, e quindi fai dell'altro. Questo Infatti, io ho sempre rinunciato a bello. saltare anche quando giocavo a pallacanestro perché non era inutile andare contro la forza di gravità. Quindi Io non mi pronuncio, però ecco. Beh,
beh, insomma, dai. Bello. E poi penso che l'altra cosa interessante sia che adesso devono essere, adesso non è che sia necessariamente una cosa positiva, è un dato di fatto, devono essere un po' più freelance tutti, perché questa flessibilità è diventata di qualsiasi imprenditore, di qualsiasi dipendente, di qualsiasi, Sì, credo che come questi dire, mesi la stiano ulteriormente a voglia dimostrare. resilienza, sì. No, sì, il fatto di guardare attorno e come si modifica l'ecosistema attorno a te è diventato, secondo me, una skill per chiunque in questo. Comunque io pensavo la prossima edizione la facciamo con i visori 3D, quelli in realtà virtuale, così, e poi ci abbracciamo virtualmente. Poi ci sono degli angolini, e se puoi ricreare anche le dune di Marina Romea, è perfetto. Così. Un Abbraccio po' al Second freelance. Life anche, no? Un po' così. Poi evitiamo Sartoni e quindi cuccherà anche virtualmente. Sposato. Ah sì, oh, allora no, allora non più. No, è diventata una persona serissima. Ah, ok. Molto più di me. Bene. Va bene. Oh. Allora, grazie, È arrivato grazie mille. Restate l'ospite? sul palco Gianluca e Miriam perché invito, abbiamo un ospite, da Atalanta. MailChimp, la regia ora ce l'ha, mette. Hi Becky, you are on mute. Becky Fuller, account Hi. manager, marketing partnership di MailChimp. Ci siamo conosciute un paio d'anni fa via Zoom e poi di persona quando sono stata l'anno scorso ad Atalanta da MailChimp. E è qui perché, come ho detto all'inizio dell'evento questa mattina, MailChimp è top sponsor del Freelance Camp Club, quindi supporta le nostre iniziative per tutto questo anno. Hi Becky, I'm so glad you are here. Thank you for being here and thank you to MailChimp for supporting the Freelance Camp. I'm so glad you are here. And why has MailChimp decided to support the Freelance Camp? Hi, Alessandra and everybody else. It's really nice to be able to join you guys today, virtually. The reason that we love supporting Alessandra and the Freelance Camp is because we love supporting the freelance community as a whole in Italy as much as we can. Freelancers are a vital part of our whole MailChimp and Co. Partner community, and we love to find value and be part of the outreach initiatives that you guys are doing, and to help educate your clients on better ways to do marketing with your clients and to ways to do it smarter. We recognize that our MailChimp partners are the experts that are in MailChimp, and you guys are helping us connect with more customers and more people in lots of different ways around the world, especially abroad in Italy. And so we love getting to support you every chance that we get to. Oh. You recently launched the MailChimp and Co. community, we have a Slack channel with MailChimp partners. And some days ago, I launched a poll in the channel, and about one third of partners say they work as freelancers. So, as you told, freelancers are important to MailChimp. Do you have any specific initiative to support independent workers or content dedicated to freelancers? Freelancers are one of the biggest parts of our whole MailChimp partner community as a whole. So, especially since one of the main missions of MailChimp is to empower the underdog, that also extends to our partner community. So, we love to celebrate any chance we get the independent entrepreneurial spirit, especially of freelancers in our partner program. Especially because that relates to how our founders actually started MailChimp. They started their own small agency when they first started out, and they have empathy for a lot of the struggles that everyone faces when they are a freelancer. So when we created this new community for partners that actually, like Alessandra mentioned, it launched last week, and Alessandra is a part of that. It's called MailChimp and Co. We wanted to help create a community where you can learn from other partners, and then help
make relationships with other partners that are working in MailChimp too. So, yeah. So, Becky, I read in your LinkedIn profile about your side gig as a calligraphist. What have you learned from this experience? Can you tell something about it? Sure. I actually did that small business of my own where I offered calligraphy services and chalk lettering a couple of years ago. It was prior to when I started working at MailChimp, but it helped me understand a lot of what our customers that use MailChimp face, especially because most of my business I got was in person and friends, but there was a few times that I got some online sales and that was really exciting. And I honestly wish I had used something a tool like MailChimp to be able to reach more customers. It taught me the importance of email and social ads and doing things like that to try and find a new audience for your products, because it didn't grow very fast without it. So most of my time for that was spent helping people that were close to me. So thank you again, Becky, for being here, and thank you all MailChimp. And now it's time for me to tell everybody what's new in MailChimp. Thank you. Awesome. Thanks, Alessandra. Bye.